Il significato di questa manifestazione è trovare proprio persone che credono di non avere problemi e invece li hanno. Siamo alla ricerca quindi di indizi solamente, non di approfondimento diagnostico. Quello lì come prevenzione lo facciamo normalmente nella nostra struttura, sempre a titolo gratuito, perché abbiamo lo scopo fondamentale di prevenire le complicanze delle malattie renali. E la gente è, fortunatamente è abbastanza sensibile a questi problemi. Lei deve considerare una cosa, io sono in attività dal 71. In questi 47 anni abbiamo fatto quello che abbiamo fatto oggi e in effetti, per esempio, malattie come le famose nefriti, quelle da problemi tonsillari, io non ne vedo più in esiti. Perché? È perché vengono prevenute, è importantissimo. Io non ho più in dialisi ventenni, se non per malattie ereditarie, e lì il discorso cambia, ma malattie che possono essere curate i giovani non ne vediamo più. Si tratta di un appuntamento che ormai si ripete da una decina di anni, che noi organizziamo in associazione e in coorganizzazione col Comune di Benevento, l'Associazione Nazionale Emodializzati Regione Campania e la Pubblica Assistenza Sanità e Soccorso. Diciamo che si tratta di una prevenzione, uno screening sulla popolazione sanita di grande utilità, perché la malattia renale, come si sa, diciamo, è asintomatica finché non si arriva a condizioni cliniche evidenti. L'importanza quindi della prevenzione primaria è fondamentale. Il nostro scopo, quindi, il nostro obiettivo è rilevare eventuali potenziali rischi e effettuare azioni correttive. Questo è il nostro obiettivo. Quindi si tratta di fare un breve questionario che contempla tutti i rischi possibili a danno della salute renale. Poi si tratta di una semplicissima misurazione della pressione arteriosa, che è un altro fattore di rischio per il danno renale, e poi un semplice esame dell'urina che poi verrà vagliato dalla nostra biologa. Successivamente tutti questi dati raccolti, sia quelli analitici che quelli di questionario sulle abitudini e stili di vita del paziente, verranno analizzati dal nefrologo, il quale focalizzerà eventuali problematiche che verranno approfondite al fine di tutelare la salute del paziente. Le persone fanno la raccolta dell'urina, la portano qua da noi e quindi con lo stick per le urine vediamo se ci sono delle condizioni, insomma, anomale nelle urine, presenza di proteine o di glicosuria, sangue, soprattutto leucociture e via dicendo. E poi con questo foglio che noi compiliamo il paziente va da uno dei medici e quindi fa un colloquio per capire eventuali problemi. La prevenzione in queste cose, come in tutte le malattie, quindi anche in queste di carattere renale, è fondamentale. Prima ancora di eventualmente sapere se ci sta una malattia, è importante prevenirla, come in tutto.